per la serie 911 Porsche 997. Adesso facciamo un giro, andiamo verso l'Aveno e qualche chilometro e lo faccio io alla guida di questo Carrera 997, non è un S, quindi 325 cavalli, bellissimo accostamento cromatico, uno dei miei preferiti. E via, e partiamo a bordo di questa bellissima versione cabrio, uno dei primi 997 immatricolati in Italia, anno 2005. Ripeto, bellissimo l'accostamento cromatico. Ho avuto tre macchine con questo accostamento cromatico perché è sia grintoso che elegante. Poi ci sono i Porschisti sobri che invece le comprano soltanto grigie o blu perché non vogliono. Allora, inutile che vi parli della posizione di guida perché, come sapete, Porsche ci ha abituato a delle vetture assolutamente pregevolissime sotto il profilo meccanico e ovviamente anche sotto il profilo dell'abitabilità e della posizione di guida. Bello questo esemplare perché monta i cerchi che solitamente eravamo abituati a vedere sulla versione S. Devo dire che 30 cavalli non cambiano la vita. Il proprietario, che è un amico, appunto, non è uno di quelli che deve comprare macchine o usare macchine per andare a fare corse, di conseguenza, quando si è approcciato a questa vettura, ha reputato che la versione da 325 cavalli fosse più che sufficiente per quelle che sono le sue esigenze. E devo dire che, conoscendo la macchina, è una macchina estremamente veloce anche con questi 325 cavalli, che ricordiamo sono sempre cavalli di alcuni anni fa, di una quindicina d'anni fa, con dei pesi inferiori anche rispetto alle ultime versioni, perché quindi già soltanto per questi due ingredienti non devono sembrare pochi. Andiamo a sinistra. La cosa bella delle Porsche è proprio questa doppia veste che loro hanno, cioè comoda e fruibilissima ad andature turistiche come questa, e poi capace di diventare veramente delle bestie quando si inizia a schiacciare un po', e non è il caso di farlo su queste strade che non conosco e che sono trafficate. È una macchina che ti consente di avere. Il bello delle Porsche è innanzitutto che, appunto, puoi usarle anche tutti i giorni per questa loro fruibilità. Hanno anche dei consumi che non sono elevatissimi, perché sono macchine che, se tu conduci con una certa tranquillità, fare oltre 10 km al litro è facilissimo. E poi sono delle macchine che, se uno non ha comprato proprio nuova e non rivende dopo 3 anni, 4 anni, cioè che è nel limbo delle auto nuove, se compra un buon usato dopo un po' di anni, non perde neanche quattrini. Anzi, se la compra in quel momento in cui passa dall'essere datata all'essere collezionabile, perché inizia ad avere un po' di anni e quindi l'interesse dei collezionisti inizia ad arrivare sugli esemplari che hanno appunto una quindicina, una ventina d'anni, diventa anche un ottimo investimento per quel che concerne la tenuta del valore. Quindi io vi dico che chi compra una macchina del genere, che magari l'ha comprata 5 anni fa, a 45.000 euro, per dire 50.000 euro con pochi chilometri, oggi potrebbe tranquillissimamente rivenderla alla stessa cifra, perché c'è stato un momento in cui stavano andando giù e si trovavano esemplari chilometrati anche a 30-35.000 euro. Mentre invece adesso, a distanza di anni, vedendo anche i modelli nuovi che insomma hanno per le leggi che prevedono determinate soglie, determinate altezze per i pedoni, sono state un po' appesantite come linea. Questo devo dire che l'ho già detto nel video del Carrera S che ho provato una settimana fa, che secondo me quando uscì aveva proprio una bellissima linea, cioè è piaciuta d'impatto così come sono piaciute le 964 o le 993. Come vedete è estremamente reattiva. Devo dire che questo esemplare ha un assetto che è veramente molto molto compatto, però
a 130.000 km sono stati sostituiti gli ammortizzatori. Quindi questo sicuramente garantisce questa maggiore compattezza al volante. In Italia non si può più andare da nessuna parte, infatti ormai ci limitiamo a fare prima, seconda e poi molli tutto, perché auto velox, tutor, e non c'è nessuno in giro, eh. Poi devo dire che questo esemplare ha anche un ha un allure particolarmente efficace per l'occhio, perché quello che dicevo all'inizio, questo accostamento cromatico e quel maledetto, ma che c'era un Dino Ferrari, un Dino Bertone, l'unico Ferrari disegnato da Bertone. E che c'è da dire? Cioè, qui la cosa più bella con queste macchine, soprattutto così scappottati, è quella di godersi il paesaggio, insomma. Quindi qui vado a destra? No, qui. Cioè, il bello in questa situazione è che non ti incita neanche a correre sta macchina, perché te la godi così con la guida in plein air. Quindi, bella da guidare, bella da guardare, un ottimo investimento, una grande sportiva, ma anche una grande macchina, macina a chilometri, in grandissima tranquillità. Ragazzi, poi non ci meravigliamo per il successo che ha Porsche. Io davvero, qui non è il caso di accelerare, perché sono strade strette che non conosco, piene di intersezioni, cancelli, e poi a luglio è anche pieno di bambini in vacanza, quindi andiamo ancora più piano dei limiti. Però volevo ringraziare il proprietario, che per privacy non inquadriamo, per avermi concesso questo giro sulla sua bellissima 997 Cabrio, perché devo dire che è sempre un graditissimo ritorno a casa. È sempre un graditissimo ritorno a casa. A che livello? A quale casa? Alla casa di quelli che amano guidare e che ritrovano il feeling Porsche in tutte le Porsche che tu puoi guidare dagli anni 60 ad oggi. Primo su tutti, il motore 6 cilindri posteriore a sbalzo a 6 cilindri contrapposti, il famoso motore bonus. Ragazzi, io, voi ditemi tutto quello che volete, ma io ho una Zoe nuova, 40.000 euro elettrica, ma io tutta la vita, 40.000 euro, mi compro un oggetto del genere, me lo metto in box, me lo tengo tutta la vita, guadagno i soldi, e la Zoe me la noleggio forse come car sharing, se proprio mi inibite l'ingresso in una città. Io di elettriche non ne compro. Tutta la vita un usato così. E ragazzi, la passione è passione, cioè. Qui allora dobbiamo capire, no? Dobbiamo capire questo. In Italia hanno fatto di tutto per ammazzare la passione. A partire dalla crisi, che non ha più concesso a tantissime persone di poter sognare o teorizzare sull'acquisto di mezzi libidinosi al volante, i superbolli, l'invidia sociale che purtroppo porta anche appunto a non mettersi più in mostra, a non godersi più l'esistenza, in virtù di questo perbenismo, in virtù di questo understatement, in virtù di questo fatto che a noi non interessa, perché io rimango dell'idea che quando uno ha lavorato onestamente, seriamente, non ha fatto male a nessuno, ma perché non si deve poter godere la vita? Quindi compratevi un 997 usato a 40.000 euro e non rompete le balle con l'elettrica da 50.000 euro, che dopo 6 anni con le batterie esaurite non vorrà più nessuno e non varranno più niente. Con questo, dal 997 Carrera Cabrio e dal Lago Maggiore, vi saluto e ci vediamo alla prossima, ragazzi. State connessi, inquadrami un attimo. Buona passione a tutti. Spero che questo girettino sul lago sia servito non tanto per conoscere questa macchina, che sterza da Dio, frena da Dio, accelera da Dio e da guidare è un go-kart, e poi con questo contesto cosa vogliamo di più, ragazzi? Vi ho portato una giornata così, un giorno in vacanza col Bruce, dai! Ragazzi, state connessi, un commento, se vi va, condividete, iscrivetevi al canale, altrimenti andate a ciappare gratte, ci vediamo al prossimo video. Inquadrami che saluto. Ciao, 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 ciao. Schiaccia